Doppio appuntamento domani sera, sabato 13 luglio, ad Ascea, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D'Angiolillo, presso il capoluogo territoriale, inaugurerà la nuova strada dietro le mura, nei pressi della chiesa principale, la cui cerimonia di apertura è prevista per le 20, dopo l'intervento istituzionale del primo cittadino. Un sogno che si realizza, dice D'Angiolillo, andiamo ad inaugurare un'opera di straordinaria importanza per lo sviluppo del nostro territorio e per il decoro urbanistico dell'area. La nuova strada lambisce il centro storico di Ascea ed accelera il processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la realizzazione di strutture turistico-ricettive. A chiudere la serata, il concerto del pianista Aldo Dangiò, con interventi del sindaco e di Giuseppe Enrico. La serata rientra nell'ultimo appuntamento del progetto Ascea Città di Parmenide, un calendario di eventi che dura da diversi mesi e che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti per visite guidate al Parco di Elea Velia e inoltre celebrato varie tematiche, fra cui la dieta mediterranea, per focalizzare l'attenzione sul corretto stile di vita che da sempre caratterizza il popolo cilentano. Aldo Dangiò è un pianista, compositore e formatore musicale salernitano di successo che da diversi anni vive e lavora a Roma. Laureato in discipline musicali al DAMS di Bologna, ha studiato piano jazz, armonia moderna e improvvisazione a St. Louis College of Music di Roma. Come pianista è apparso più volte su reti nazionali e satellitari e ha inoltre collaborato col batterista e vibrafonista Giampaolo Ascolese, con la soprano Marta Vulpi e col gruppo Ritmo. Recentemente ha composto con Valerio Gallo Curcio le musiche del documentario in tre parti Tibet ed Himalaya, diari di viaggio, in onda su Canale 5 e Mediaset Extra.